Adrie, che vuoi? Ho sentito i fratelli Maglietto. Dice che per domani va bene. Ah, bravi, bravi. Dio di venire a tre, Sergio. E dio che se portassero il costume, mi raccomando. Sarà fatto. Ose! E metti andando al cane, eh? Che voglio rotture dei coglioni domani. Va bene. Sacchi. E lei come fa a uscire così, con pochi soldi? Un imprevisto, qualcosa? Beh, io, sai... Ma lei un par di coglioni, sonna da. E poi non ci racconti fregnacce. Lei c'ha un sacco di soldi. E non offre manco un caffè a chi gli protegge gli affari suoi. Sia buono, abbia pietà. Dario, ma... La smetti di distrarti? Scusa, professore. Un breve momento di nostalgia. Per il cinema del passato? E sonni, per affico che c'è un capo cazzuto come lui. Da quando è andato all'Arberi Pizzuti, sono stati solo guai per noi, guai. È un discorso che abbiamo già affrontato. Rimetti adesso di là piuttosto. Questa è la quarta pausa che fai in neanche un'ora. Siamo sicuri che non c'avevamo proprio altra scelta. Dario, abbiamo provato più volte a cercarci un altro capo, ma ormai tutti sanno com'è morto Sonny. E certo, pure i tuoi capelli lunghi non è che siano proprio di aiuto alla nostra immagine, che già di per sé è compromessa, e proprio per colpa di Sonny. Non mica l'ha fatto apposta! Ma la sostanza non cambia. E comunque, a meno di non voler aggiungere Sonny per stenti, l'unica alternativa che abbiamo è cercare di fondare una banda a noi stessi e poi cercare degli adepti. Adè che? Dei seguaci. Ah. Ma ci abbiamo già provato. Sì, ma alla tua maniera. E infatti stavo ancora qua. Stavolta seguiremo un approccio più accademico. Credimi, anche Sonny ha dovuto studiare. Sarà. Dammi la gamba, dai. Svelto. Dai. Dai, su. Ancora. We'll be right back.
ha fatto a passare il corso e meriti tanta fiducia del commissario. Comunque ricordate che stai ancora a prova. A oggi, quando stai? A qua stai? Mi fai scherzi? Sì, mo può pure attaccare. Il Greco ha detto che va bene. Quando? Domani alle 3. E mo vestite, che sta arriva a Girotti. Sono vestito. Allora ragazzi, ricapitoliamo. Agamennone ciancica, detto il Greco. Siete stati molto bravi ad entrare in contatto con lui, ma stavolta lo incontrerete di persona. Siete pronti? Sì, sì. Che? Cosa quel cazzo di racchetta? Vabbè, facciamo che siete pronti, va. Prima cosa da sapere? Noi non siamo poliziotti, ma siamo i fratelli Maglietto. Siamo spacciatori in cerca di grossi clienti. Giusto. Seconda? Questo è solo il primo incontro in cui dovremo concordare la consegna della merce. Procederemo all'arresto quando la merce verrà consegnata, ovviamente. Ovviamente. Corretto. Terza? Il costume. Dobbiamo portarci il costume. Esatto. Il Greco è un grande amante dell'acqua. Da giovane era un campione di pallanuoto molto famoso per il suo fair play. C'è una grande probabilità che durante l'accordo vi chieda di farvi un bagno in piscina. Quarta? È rimasto agli anni 80. Ah, c'è anche lei, eh? Questa me la ricordo. Fortunatamente per voi, alla prima metà della decade. Prima della deriva trash, niente spalline o capelli cotonati. Per fortuna Cesira ha fatto già in tempo a cucire i vestiti. Potete ritirarli in commissariato più tardi. Ma ci stanno bene? Beh, credo proprio di sì, a meno che non vi siate ingrassati in una settimana. La macchina che avete va bene, i Rolex? Comprati? No, ma perché? Li dovevamo comprare noi. Proietti, la polizia ormai non ha neanche più i soldi per comprare le sirene. Lo sai benissimo, dobbiamo fare nino nino col megafono ormai. Ho capito, Giro, ma i soldi ci dobbiamo mettere noi, ma almeno ci rimborsano. Stavo scherzando. Ah. Per i Rolex. I vestiti invece li comprate voi, tanto poi vi rimangono. Che? Sì, ma in rate. In modo da non inficiare troppo sul vostro reddito. Ah, Giro, ma che stai a scherzare? Non guardaremi, chiedi al commissario Mari. A voglia, mo chiamo subito. Quinta cosa da sapere? Dato che in acqua non potrete utilizzare i microfoni, qualora le cose degenerassero e fosse necessario chiamare rinforzi, dovrete pronunciare la parola Bibo. Strillate così vi sentiremo. Che dovevo di? Bibo. Bibo, Bibo. A Giro, ma come gli atomo giustifica questa? C'è bisogno di giustificarlo, Proietti? A Giro, ma tu veramente stai dai numeri? Ma che, pensi a sera le cose? Ma mo, lo spacciatore, durante una trattativa, si mette a di Bibo. Bibo! Bibo! Bibo, non francamente. A seconda B, il Greco ci ha già mannatorellato a tutte e due. Non guardare me, chiedi al commissario Mari. Mari, dai! Posso andare avanti? Sesta cosa da sapere? Allora, visto che non potrete portare armi, qualora non vi dovessimo sentire proprio in casi estremi, ricordatevi che il Greco era famoso per il suo fair play da pallanuotista. Embe? Ma come embe? In caso vogliano spararvi, ricordategli che siete disarmati e quindi non è leale. Agogì, ricordati che io col confuso una cosa sola. Una sola? Lo so che sei una sola. Vuoi fare una telefonata? Settima cosa da sapere? È tutto. Insomma, i soldi vi vestiti ci dove mette noi. A benza per la macchina, manco a parlarne. Se butta male, dove morla Bibbo, tanto non ci succede niente. E se ci stanno per sparare, è tranquilla. Esatto.
Ci sono domande? No, Girotti. Solo affermazioni. Vattene a fanculo! Come ti permetti, Proietti? Non guardare me. Chiedi al commissario Mari. Ah, Ciccio! La metroship ferma a Piazza Lodi, fino a che te lo dico io. Punto. E re potete pure fortunato se domani mattina ti svegli ancora con tua moglie, hai capito? Oh, se fai bravo con zio, si risolve tutto, eh. Ah, vedi che se capimo? Mo c'ho da fa. Ci vediamo domani mattina. E cerca di essere puntuale. Sono arrivati di maglietto. Va piano, butti le spumante. Salve Greco! Salve! Ben arrivati! È stato difficile trovare la villa? La villa? Questa non è una villa, è una reccia! Oh, è che al giorno d'oggi con tutti sti navigatori è uno stronzo chi si perde, no? Ah, io mi perdo spesso! Sarò stronzo anch'io! Ma no, no, non volevo offenne! Sto a scherzare, maglietto! E grazie per il complimento. Effettivamente prima era un agriturismo, ma poi ho cacciato a cacci in culo il proprietario e mo lo so preso io. Avete portato tutto. Beh, ma veramente questo è il primo incontro? No, ma il Greco penso si riferisca al costume. Mi sa che già ho capito che è il fratello più sveglio qua, va. Là che stavo spogliato io. Ah, sì, grazie. Agrea. Che vuoi? Questi mi piacciono per cazzo. Ah, sì? Invece piacciono a me. E se vestono pure bene. E ci hanno pure ottimi gusti in fatto di musica. Bene. Come saprete, a me certi discorsi mi piace farli in acqua. Ne ci trovo più a mio agio. Sì, sì, lo sappiamo. Contento di aver trovato nuovi soci. E penso anche che è arrivata l'ora di brindare. Sergio, porta lo spumante! Fuori naturalmente. Greco. Sono arrivati due candidati. Porca troia! Ho dimenticato di dirgli di venire domani alle 3. Che faccio? Li mando via? No, no, no. Sarebbe professionale. Anzi, falli entrare subito. Che gli faccio subito qua con mano la roba. Sapete com'è? Sto cercando di aumentare il personale. E mo' poco potete pure andare a cambiare. E lo spumante ce lo beviamo dopo.
Mi semo, ma che semo? Sono sicuro che vi ambienterete presto. Ah, vi voglio presentare i miei due nuovi soci. Avrete molto a che fare con loro. Ah! Tu! Ma sempre in mezzo ai coglioni stai! Ma perché li conoscete? T'hanno fregato, Cre. Questa è Amadama! Ma che sono, poliziotti? No, no, lui, io sto ancora a prova. Sti gran fide una mignotta! Babbo! Babbo! Ma che cazzo state a dire? Babbo! Babbo! Babbi, bu, questi stanno fuori come in barcone, oh! Cugino, ma come cazzo era la parola? Se li vedemo nell'ate, cugino. Ammazzateli! Fuori tutti, fermi. Greco, ti ricordo che siamo disarmati. E beh? E ti ricordo che sei stato uno sportivo. È vero, e per giunta famoso per il suo fair play. E ancora con sta storia. E che cazzo, non hai mai fregato niente a nessuno di sta palla a nuoto. E adesso vi ricordate tutti quanti di me. E vabbè, famo senza armi. Menategli come l'antichi. Ma professore, mi sa che siamo stati assunti. Fermi. Innanzitutto io non picchio le donne. Bobby! Bob! Fermati. Non voglio farti male, non voglio. Non mi costringere a farti male. Ti prego. Davvero, no, io no. Che fai? Oh, oddio! Oddio! Balbo! Cerchiamo di ammazzare questo stronzo! E beh? Permettici di ammazzarlo con ste mano! E vabbè, oh! Come si dice? Learning of the job! Fai te! Dategli le pistole! E mo chi io lo dice a nonna? Questo per tutte le volte che ci avete rotto le coglioni! Che ci avete cascato! Eh? Ah, non hai capito? Vediamo se adesso capisci quando questa p*** schizza per la testa cazzo! Non ho capito che hai detto! E t'avevo detto di mettere la nanna! Pure, mi sono scordato, scusa! Sta zitto, Bibo! Bibo! Polizia, alzate le mani! Arrabbi di Sopsica, siete circondati! Ripeto, alzate le mani! Ragazzi, siete stati bravissimi! Solo che non ho capito perché non abbiate chiamato subito i rinforzi. Vi piace il rischio, eh? Esatto, collega. Il rischio è il nostro lavoro, che è già tanto noioso di suo. Meglio rischiare la vita che morire annoiati, no? Ah, sono contento che l'abbiate presa bene. Collega, non solo mi scuso per la mia reazione di ieri, ma devo dirti anche grazie. Anzi, vuoi un passaggio? Addirittura. Beh, accetto volentieri. Proietti, capisco la tua reazione di ieri, ma il mio ruolo a volte mi impone di essere un po' duro. Figurati, collega. Comunque hai avuto una pensata geniale. Quale pensata? Mi riferisco al nome Bibo. Ah, sì, era il nome del... Del cane? No, di un ristorante dove andavo a mangiare da bambino. Stava a Porta Pia. Ma perché? Ci andavi anche tu? Eh? Ah, sì, certo. Bibo è il meglio ristorante di Roma, per forza. Esattamente, c'è una pure il Greco. Perché? Mi sono perso. E te credo.
professore, da quanto tempo siamo rimasti sott'acqua? Almeno 30 minuti, Dario. È record mondiale quant'è? 20 minuti e 10 secondi. Oh, che ne dici di lasciare il mondo del crimine per dedicarsi allo sport?